Buongiorno a tutti, come vedete Cafù sta dormendo, ecco, ora lo svegliamo, Cafù? Guardami un po', Cafù, c'è proprio un sonno, guarda un po', guardate un po' che meraviglia, Cafù, si è fatto un ascolto mezz'ora con me prima, ma adesso si sta riposando. Allora, oggi parliamo, vi ricordate che qualche video fa parlai appunto, intanto mi scuso prima di iniziare, ho sentito negli ultimi video si sentiva un po' il ventilatore, ma signori mi dovete scusare, ma fa caldo, tanto accendo quello, adesso ho spento tutto sperando che l'audio, ho cambiato anche il tipo di cellulare, speriamo che viene meglio insomma il tutto, poi mi farete sapere tramite la posta elettronica santefeli@gmail.com e poi per altre cose se mi volete domandare, insomma. Allora, come vi stavo dicendo, uno degli ultimi video, appunto, ho accennato al fatto che le produzioni di diffusori che vengono così esaltati, poi tutto sommato, quando andiamo a vedere, i costi sono iperbolici, ma la tecnologia è ferma, cioè nel senso, poi vi dirò dov'è che loro fanno i salti di qualità in confronto a componentistica di 30-40 anni fa. Però vi dimostrerò che la componentistica, tutto sommato, è obsoleta, specialmente quella dei diffusori, non è cambiato nulla. Vi faranno pagare l'estetica, come vi dico sempre, che la fanno sempre più bella, e chiaramente però se andava a vedere con la lente d'ingrandimento, non come fanno Mimì e Cocò in qualche video, che vanno con la lente d'ingrandimento, vanno con la telecamerina a vedere la vitarella, il filo. Il filo, il condensatorino. Allora andiamo al sodo. Allora, questo intanto vi voglio fare vedere che tipo di componentistica montano questi diffusori che io consiglio a tutti gli audiofili, quelli amanti dell'high-end, che ne ho parlato diverse volte. Questi sono diffusori Snell A3i, c'è anche l'A3 normale, ma l'A3i è quella che monta un tweeter posteriore. Questi sono, secondo il mio modesto parere, in 50 anni tutto quello che ho sentito, i diffusori dinamici più meravigliosi, meravigliosi, lo dico due volte. Sono diffusori spettacolari che se li riuscite a trovare e ci mettete in amplificazione che c'ha vitamine, perché c'hanno 86 decibel, ma c'hanno bisogno di amplificazioni corpose. Signori, queste hanno un medio alto elettrostatico, un basso spettacolare. Sono un po' caotiche, nel senso bisogna perderci tempo nell'ambiente, come posizionarle, perché lavorano maledettamente bene sia dietro, sfruttano la parete posteriore che quella laterale, ma quando le mettete a punto queste sono un sogno. Questi diffusori che a metà degli anni 80, inizio metà anni 80, costavano solo 27 milioni, io adesso vi voglio far vedere che tipo di componentistica montano. Allora, il tweeter che voi vedete, questo è un praticamente il diffusore fatto con due moduli, c'è cioè il basso sotto che è un woofer da 30 centimetri, poi c'è, mettiamo il modulo sopra che va in castro, questa è un progetto bellissimo di Peter Snell, è una cosa spettacolare questo diffusore, a differenza degli altri Snell che sì, suonano bene ma hanno un sacco di problemi in ambiente, il bassone, io ce ne ho avuti diversi nel corso degli anni. Questi sono veramente favolosi e si prendono 3, 4, 5 mila euro se li trovate.
Questo è un diffusore eccezionale. Questo lo provò anche Bebbo Moroni all'epoca e lo catalogò come diffusore più bel diffusore dinamico. Come vedete, la parte posteriore, questo è un tweeter VIFA, un semplice tweeter VIFA. Voi ve lo andate a vedere quanto costa, no? Poi andiamo a vedere poi che monta. Questa è un'altra finitura. Vedete, sono stupendi pure, sono elegantissimi come diffusori, sono veramente belli. Vedete, questa è la parte superiore, quello è il tweeter, questo tweeter è VIFA e va andato a vedere quanto costa questo tweeter. Davanti noi vedremo componentistica Philips, quella è midrange a cupola Philips, quell'altro è uguale, dovrebbe essere Philips, pure quello. O un VIFA, ma credo che siano queste robe, sono componenti Philips. Andate a vedere quanto costano. Però qui questo perché suona questo diffusore? Questo diffusore suona per la forma, per come è stato costruito, per come lavora dentro i condotti. È una cosa meravigliosa con quel tweeter dietro, è spettacolare. Perché i stessi componenti noi prendiamo e li montiamo su una cassa normale, vanno bene, ma niente di che. Qui è proprio il progetto, è un grandissimo progetto di Peter Snell, questo qui. Guardate, questo è woofer da 30 centimetri, RCF. Questi diffusori 27 milioni montavano tweeter posteriore VIFA, medio e tweeter Philips, e questo che vedete. Con cestello, sì, credo presta fusione d'alluminio, ma roba leggera, niente di più, ma spettacolare come va in tutto insieme. Questo è un normale woofer RCF. Vedete, questi sono praticamente i Philips, i medi. Guardate, andate a vedere quanto costano questi componenti, poi buttate per terra. Chi ce l'ha, che ancora ce l'ha, che non lo sa, che paga le casse, l'ira di Dio, se butta per terra e si tira tutta la polvere addosso, perché quello è. Ma adesso io vi voglio fare paragone, poi andremo a fare due chiacchierine, se ci riesco, perché qui con questo mouse c'è un problema. Vediamo un po', eccolo qua. Allora, questi diffusori che conosciamo tutti, che sono validissimi per carità, ma costano appena 23.300 euro, guardate un po' che medi montano, che componentistica, la vogliamo andare a vedere? Vogliamo andare a vedere? Guardate un po', ve li faccio vedere in primo piano, li conoscete, no? ETC. Guardate quel medio lì. Eppure il tweeter, ma specialmente il medio, in quanti diffusori voi lo vedete? In parecchi, no? Guardate, questo è un medio a cupola, in seta credo, che è del 1975, lo ripeto, 1975. Questo medio veniva, diciamo, adoperato nelle sale di registrazioni dell'epoca e non si è mossa una virgola. Da lì hanno preso nel professionale, hanno montato sui diffusori. A tutt'oggi questa grandissima tecnologia monta ancora sta roba qui. E se andate a vedere altri brand, sono uguali, sono le stesse cose. Vogliamo parlare, questo che vi ho fatto vedere è un ATC attivo, questa è la sua amplificazione. Guardate poi se c'è qualcosa di stravolgente che viene da Andromeda. Guardate poi, forse qui l'unica cosa, diciamo, più recente sono i condensatori. Andranno sicuramente sono condensatori di ultima generazione, così. Ma adesso guardate il trasformatore, vedete qualcosa di sconvolgente, secondo voi quello che ha inserito questa amplificazione dentro l'ATC da 23.000 euro con quel medio del 1975 che ha fatto? Che si è inventato? Non si è inventato niente. Adesso cambio postazione.
Scusate, allora mettiamo qua, vediamo se ci riesco. Scusatemi, ma qui mi sono dovuto fare i segni come al teatro per terra, perché io spero che mi sentiate bene. Spero che mi sentiate bene. Buongiorno a tutti. Spero che le luci vanno bene. Non so più che fa qui, non è facile. Io poi non sono tanto. Insomma, voi avete visto, no? Voi avete visto. Nessuno ve parla, no? Io, lasciando perdere, sono diffusori che suonano, per carità, questi sono diffusori che suonano, ma avete visto il costo, no? Ma quante volte voi avete visto in prova? Guardate, ve parlano di tutto, ma poi non è che vanno. Nello specifico, perché che sei matto, che te vanno a dire che il medio è del 1975, non te lo diranno mai, no? Te dicono il crossover, ci hanno studiato tutti gli scienziati alla NASA per fare sta cosa, guardate che mobile, poi dopo da lì si passa alla falegnameria, all'antiquariato, guardate qui, guardate di là, però. Alla fine è questo qui, avete visto pure l'amplificazione che monta, che è validissima, no? Però è l'amplificazione obsoleta, ma che c'ha qua l'amplificazione? Che c'ha? C'è niente, c'è di nuovo. C'avrei condensatori, diciamo, di buona qualità, che forse erano meglio dei 30-40 anni fa, ma adesso avete visto il trasformatore? Avete visto quel trasformatore lì? È un trasformatore. Però far suo, cioè questo significa che sta tutta sta tecnologia è finta. C'è cazzo, poche parole, ve lo dico subito. Allora, voi sapete che io ho sempre detto che il diffusore acustico per me è il primo componente più importante in una catena, un sistema hi-fi d'alta fedeltà. Io ho sempre pensato quello. Aggiungo, è preferibile, specialmente chi è che utilizza piccoli diffusori, anche costosi e di qualità, metterci in amplificazione mostruosa. Perché questo? Perché una grande amplificazione può controllare, può sfruttare al massimo le qualità anche di un piccolo diffusore. Dato che lo pilotiamo con una grande amplificazione, la prima cosa che non sentiremo, a meno che non andiamo a esagerare, è praticamente la distorsione, il controllo della componentistica, perché appunto l'amplificatore gli manderà il segnale talmente pulito che quel diffusore suonerà veramente ancora meglio. Al contrario, no, come vi dicono, al contrario, se noi prendiamo diffusori, bei diffusori di qualità, grandi dimensioni, con un amplificatore che voglio dire non è proprio all'altezza, che succede? Che l'amplificazione lavorerà sempre tirata per il collo, e anche se il diffusore è grande, non lavorerà nella stessa maniera. Pertanto voi, intanto, se pensiamo nel piccolo, nel senso che uno dice, per questioni mie, per personali, voglio utilizzare i piccoli diffusori, metteteci una bella amplificazione e lì li sfrutterete tanto. Questo è poco ma sicuro. Poi è chiaro, se uno si compra un diffusore a torre di qualità che costa pure tanto, e chiaramente lì ci andrà, chiaramente pure l'amplificazione deve essere adeguata. Ma io sto parlando nel piccolo, non fate l'errore che vi comprate diffusori piccolini e fate suonare con amplificatori dei 30 watt, 50 watt, spendete, in quel caso dovete spendere più l'amplificazione, e vedrete, io ho sentito di diffusori che costano tanto tanto, piccolini così, pilotati con amplificazioni
che ci hanno tanta corrente, tanta energia e tanta qualità, ci devono essere. E i diffusori volano. Se io togliessi quel tipo di amplificazione e ci mettessi un integrato di 50 watt di questi che vendono qui, quel diffusore sparisce. E quando poi ci vogliamo divertire, vogliamo andare un po' più su con la pressione sonora, quel diffusore è arrivato proprio, ma non lui, è arrivato prima l'amplificazione. E chiaramente lì comincia a entrare distorsione, vedrete le escursioni saranno ancora maggiori con una piccola amplificazione che con una grande. Un altro consiglio che do, perché queste sono prove che io ho fatto nel corso degli anni, mi sono divertito, è una stupidaggine, non si tocca niente, non si stravolge niente dal nostro diffusore. Se voi vi comprate, ci vendono, andate in questi smorzi, non so come, a Roma si chiamano smorzi, dove vendono cose tipo piombo, accessori per cantieri, queste cose qui, c'hanno delle bobine di piombo che sono alte 2-3 mm. Ve prendete un pezzetto così, ve lo tagliate e praticamente che cosa fate? Aprite il woofer davanti, togliete il woofer e collocate nella base del diffusore, per quanto lo incollate, rinforziamo con un po' di lana di roccia e facciamo tipo una L a questa altezza, così proseguiamo la base fino a qui. Questa è veramente una stupidaggine farla, ma voi dovete pensare che con pochissima spesa, con questo piccolo intervento, il diffusore suonerà. Ma proprio i componenti suoneranno meglio. Siccome il cabinet praticamente i bassi specialmente andranno proprio a bucare il pavimento, il cabinet diventerà molto più silenzioso e automaticamente voi sentirete meglio la componentistica. Guardate che questo ve lo garantisco, con zero spese, con un piccolo intervento così. Poi ci mettete, che ne so, alla base sopra un po' di lana di roccia, prendete il foglio, sempre messo così, solo alla base e alzate leggermente ai lati. Ci avrete un risultato veramente eccezionale, ve lo posso garantire. Non andiamo a stravolgere niente del diffusore, delle specifiche del diffusore, grosso, niente, non andiamo a toccare niente. Questo perché, vi dico, voi dovete pensare che il segreto del diffusore è il litraggio, perché il litraggio fa tutto, cassa grossa, suono grosso, c'è poco da fa. Componenti grandi scendono ancora più in frequenza, quello che non possono fa piccoli piccoli woofer, piccoli componenti non ci arrivano, come sentite voi, scendono a 25 Hz, 30 Hz, ma dove? Con duonetti così scende. Scendi se c'hai, cominci a avere 30-38 centimetri o vai su, allora vedi che queste frequenze se riescono a sentire anche non a orecchio chi ci sente qui, sente attraverso il corpo, lì senti, o attraverso il sederino quando siamo seduti. E praticamente, come avete potuto vedere, quando costruiscono diffusori che costano tanto, parecchio, sono progetti importanti, avete visto che sono tutti di grande litraggio e pesano, perché il peso è importante del cabinet. Chiaramente poi se vengono curati anche gli altoparlanti, tipo i woofer, i cestelli dietro. Chiaramente avete visto, ci sono dei cestelli pressa fusione d'alluminio, cioè belli pesanti, il medio uguale, quelle sono tutte chicchettine che messe insieme fanno lavorare quell'altoparlante nella maniera più corretta. Da qui non se ne esce, questo non ci sono tanti segreti, non ci sono tanti segreti. Io vi dico, grandi diffusori, ci avremo il controllo. Totale, il grande diffusore ti restituisce quello che non può fare il diffusore piccolo. Comunque, per terminare,
Ah, la mail l'avevo lasciata prima. Avete visto? Non è che mi sto avvertendo qualcosa, ma questo non è che significa io dico che sono diffusori che non suonano. A prescindere da quello che costano, poi ognuno si può comprare, si compra, so cavoli sua. Io sto parlando che alla fine, quando uno va nello specifico, dice qua la lente di ingrandimento, no, come fanno certi personaggi che vanno con la telecamerina, io vorrei qua la telecamerina gli affidare da qualche parte che se pavoneggiano, quell'altro che c'ha i garzoni a girocollo fino a qui che si continua a tirare su, guarda e te strozzi, se arrivi qui te strozzi, cioè cosa allucinanti, loro parlano dell'esterno, il grande suono, ma poi che ci montano qui, che montano queste cose qui. Un medio del 1975, perché non lo dici? Ma devi dire che è validissimo perché sa tutt'oggi suona, vuol dire che meglio di quello non se lo sono inventato. Pertanto fate attenzione, e di nuovo per gli appassionati grandi high-end, se non vi frega del professionale, rispetto tutti, fate come vi pare, sapete come la pensano, ognuno fa quello che vuole. Le consiglio vivamente, con tutto il cuore, se riuscite a reperire due diffusori Snella 3i, ci avrete due diffusori magnifici. Vi ringrazio, un abbraccio, Cafu dorme, tutto bene, ci sentiamo alla prossima.